La mia squadra, la mia città, Messina. Io non ti lascerò, sempre con te sarò. Messina, facci un gol. Senta il codice, la la la. Un sospiro, gli occhi chiusi e sono gialla. Comunque vada, sarà uno spettacolo, ma se andrà bene si festeggerà. Un sospiro, gli occhi chiusi e sono già là. Tra i tamburi e i colori della città. E per quanto siamo lontani, tutti siamo nati qua. Ciao a tutti, rieccoci con l'appuntamento di Spazio Giallorosso. Ciao ciao! Ottava giornata di campionato, noi abbiamo fatto più puntate anche nel pre-campionato e Coppa Italia e dunque il pre-partita di Juve Stabia Messina. E partiamo subito con i numeri. Messina! Spazio Giallorosso! Il turno. 14:30 Lecce Casertana, alle 15 Ischia Foggia, alle 16 Salernitana Savoia, alle 17 Cosenza Paganese, Aversa Melfi alle 18, Matera Regina alle 19:30, Juve Stabia Messina alle 20, Barletta Benevento alle 20:45. Due le gare di domani, Lupa Roma Martina alle 14:30, Lamezia Catanzaro alle 15. Spazio giallorosso, la classifica. Benevento e Salernitana in testa con 15 punti, Casertana, Juve Stabia, Catanzaro, Lupa Roma 14, Matera, Vigor Lamezia 12, Lecce 11, Barletta e Regina 8 punti, Messina, Ischia, Savoia e Foggia 7, Melfi 5, Paganese 4, Aversa Normanna e Cosenza 3, Martina Franca 2 punti. In riascolto, RMS Sport. Giorgio Corona. Ma a parte la vittoria, finalmente si è visto di che pasta siamo fatti. Era importante la prestazione, era importante cominciare bene la partita, essere cattivi, decisi, vogliosi di vincere. Penso che tutto questo si è visto contro una formazione che penso sia la più forte del campionato fino adesso, vista San Filippo. Abbiamo visto Messina con un nuovo modulo di gioco, ma più che il modulo a fare la differenza è stata la mentalità, questa volta, e lo spirito con il quale siete scesi in campo e soprattutto con cui comunque avete reagito al gol del Lecce. Cosa è cambiato rispetto alle apparizioni precedenti? Ma è cambiato che ci siamo parlati, come ho detto in settimana, anche duramente, anche durante gli allenamenti. Dovevo svoltare pagina a tutti i costi, perché sapevamo che non eravamo quelli di Matera, di Caserta, ma bensì un gruppo compatto come quello di Reggio. È normale che non abbiamo fatto tutto, perché dobbiamo pensare ancora a quei 10 gol e ce li dobbiamo tenere dentro di noi, perché quelli ci devono fare la differenza. Basta una vittoria per dimenticare tutto, no, Giorgio? No, assolutamente no. No, perché quei 10 gol siamo entrati nella storia in negativo. Per dimenticare quei 10 gol ci vogliono... Tante altre prestazioni. Noi dobbiamo pensare sempre a quei 10 gol per fare bene, perché abbiamo cominciato non male ma malissimo, perciò ci dobbiamo mettere in testa che la mentalità deve essere quella. Poi le partite si possono anche perdere, poi contro di noi fanno tutti i gol, perciò purtroppo è il momento, in quell'istante pensi è il momento, ti va tutto storto, però siamo stati bravi a reagire,
a crederci, e penso poi che alla fine la vittoria sia stata meritata. C'era la voglia di non perdere, c'era la voglia di vincere la prima partita a San Filippo, dopo tutte le cose che si sono dette, una squadra senza attributi, una squadra senza cuore, giustamente, perché poi noi l'abbiamo dimostrato in campo, perché se abbiamo perso due partite in casa prendendo 10 gol, se abbiamo perso contro l'ultima in classifica, vuol dire che dei difetti li abbiamo, perciò dobbiamo pensare a quelli per cercare di fare bene più avanti. Giorgio, in questo campionato partite facili non ce ne sono, lo dimostra il fatto che sabato sera si va a giocare a Castellammare e si va a affrontare una delle squadre più forti di questo campionato. Per te si tratta di un ritorno, torni in un posto, in una squadra in cui hai fatto benissimo, in cui i tifosi si ricordano di te ancora con grande affetto. Ma è inutile che vi neghi, per me sarà emozionante giocare là, perché ho trascorso un anno bellissimo dove ho vinto, dove umanamente sono stato bene col presidente, con tutta quella gente. Sarà una partita particolare, però sapete come sono fatto. Poi una volta che si entra in campo si combatte, si pensa alla propria squadra, come è giusto che sia. Con Luca Orlando stai trovando l'intesa? Ma l'intesa, il mister durante la settimana ci prova un po' tutti, gioco io con Orlando, con Bonanno con Orlando, con Paez, l'intesa è normale che col passare delle settimane va migliorando, ma quello che c'è di positivo è che sta migliorando tutta la squadra. Speriamo che questa vittoria ne giochi parecchio, soprattutto nella convinzione nostra, perché forse fino adesso è mancata quella. Tu sei stato sempre un uomo che porti sempre qualcosa in più a questo ACR Messina, e naturalmente sei sempre stato vicino ai tifosi. Cosa possiamo dire ai tifosi del Messina che sono un po' delusi in queste prime giornate di campionato? Ah, i tifosi sicuramente sono delusi, ma li capisco. In questo momento si faranno tante domande, perché li conosco, è normale, si faranno la domanda: ma il vero Messina qual è? Per quello che vedo io, quello che conosco, dato che conosco benissimo la squadra, il vero Messina è quello che abbiamo dentro di noi. Poi è normale, le partite si possono perdere, però lottando così difficilmente si perdono le partite. Non ci deve essere un entusiasmo contenuto specialmente nella squadra. Dobbiamo cercare di lavorare sempre di più, perché non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto un piccolo, diciamo, passo in avanti, ma sappiamo che possiamo fare molto, ma molto di più. Giorgio Corona, lo abbiamo avuto anche in conferenza stampa giovedì al Celeste, però ho preferito mandarvi una parte del contributo all'interno di RMS Sport di lunedì con Paolo De Grazia, Dino Principali e Fabrizio Bertè. Giorgio Corona, oggi c'è il Corona Day a Castellammare di Stabia. Ne parliamo brevemente con Mauro De Riso di Stabia Channel. Buongiorno. Sì, ciao Antonino, buongiorno a tutti gli amici di Radio Messina Sud. Cosa possiamo dire, anzi cosa puoi dirci brevemente di Giorgio Corona, e poi sentiamo il servizio che ho realizzato per voi giovedì di Stabia Channel, che poi ha avuto diverse visualizzazioni in poco meno di un giorno e qualcosa. Certo, ricordo con grande partecipazione emotiva le gesta di Corona a Castellammare. A 37 anni ha messo a segno 14 reti ed anche il gol che in pratica ha sancito la promozione in B della Juve Stabia Flaminio nella finale dei playoff contro l'Atletico Roma. Ha avuto praticamente, cioè, accettato persino la panchina per dare spazio ai più giovani quando non era al top della forma, e ha lottato come un ragazzino di belle speranze in ogni occasione in cui ha avuto l'intero peso dell'attacco sulle sue spalle. È stato un vero leader nello spogliatoio giallo-blu. Ma tra le immagini simboliche, possiamo dire, di quell'anno, c'era un Corona che radunava tutti i più giovani del gruppo e li portava con sé nella Circumvesuviana, la linea ferroviaria che attraversa praticamente i paesi dell'area del Vesuvio.
in uno sport in cui i calciatori hanno la consuetudine di girare in centro con le auto di lusso, vedere un professionista del suo calibro preferire il freno alla comodità dell'auto per amalgamare lo spogliatoio e tenere alto il morale del gruppo è quantomeno inusuale e soprattutto emblematico dello spessore morale dell'uomo che è Giorgio Corona. Giorgio ha due doti. Mettiamo il lato umano al primo posto e poi la bravura di un grande calciatore alla sua giovanissima età di 40 anni. Allora, Mauro, sentiamo il contributo che ho realizzato per voi e ti ringrazio anticipatamente per quello che hai realizzato per noi di Radio Messina Sud con Pancaro, e hai rivolto anche la domanda che avevamo un po' preparato del gol che ha realizzato contro il Messina in quel famosissimo ormai nella storia Milan-Messina 1-2. Sentiamo Giorgio per voi, ovviamente un Giorgio Sabiese, va bene? Certo, a tra poco. Ma non è una partita come le altre, sarà emozionante perché è trascorso un anno indimenticabile, c'è tanta voglia di salutarci da parte di entrambi, sia mia che della tifoseria, del presidente, della società. Però poi quando si scende in campo si torna alla propria squadra. Spazio giallo rosso, spazio giallo rosso, giallo rosso. Corona, Giorgio Corona, Giorgio Corona. Giorgio Corona, Corona, Corona. Giorgio Corona. Per Mauro De Riso, stabiachannel.it. Il gol a Flaminio nella finale playoff tra Atletico Roma e Juve Stabia è sul podio delle tue emozioni più grandi da calciatore? È un'emozione grandissima, come ce ne sono state altre. Questa la tengo dentro di me come i bei ricordi che ho trascorso anche in altre squadre, ma è stato indimenticabile per me e per tutti i tifosi della Juve Stabia. Sono altre gioie che tengo dentro. Qualche aneddoto simpatico nella tua permanenza a Castellammare? Ma i ricordi l'ho detto in settimana, la visita dei tifosi, il presidente Magnello che viene da me e mi dice come la pensa, è stato un anno bellissimo che è difficile dimenticare. Con quali calciatori ti senti della tua esperienza in Campania? No, mi sento con Cazzola, mi sento con Mezzavilla, con Pezzella, ci sono altri calciatori che ci ho giocato anche contro l'anno scorso. Siamo stati bene e abbiamo un ottimo rapporto e un ottimo ricordo di quell'anno. Il sito stabiachannel.it vuol sapere se tra i tuoi obiettivi c'è l'intenzione di superare il record di carriera. Lui ha 41 anni e passa, è stato l'ultimo calciatore che da professionista ha realizzato gol. Lo sai, carriera è molto, molto lontana, dobbiamo pensare al presente. È normale, queste sono gioie belle da condividere con tutti i miei compagni, con tutti i miei ex compagni, perché se ho fatto gol in merito anche di questi che ho nominato. È vero che a fine stagione la scalcio, e se accetteresti volentieri la dirigenza della Juve Stabia? Ma sai, come ho detto sempre con Magnello, un ottimo rapporto. Nel calcio, come ce li ho con il Monaco, con Ferrigno, nel calcio può succedere di tutto, ma è meglio pensare al presente e al calcio giocato. Il tuo saluto ai tifosi gialloblu? Beh, il saluto glielo do sicuramente sabato, perché è un piacere di abbracciarli tutti. Giorgio Corona, dunque, ha parlato del suo passato con la Juve Stabia. Giorgio Corona che ha diverse richieste, la stessa che ha formulato per noi Mauro De Riso, e ovviamente abbiamo avuto modo di far sentire agli amici di Castellammare di Stabia. Una promessa che tra l'altro ha anche con la CR Messina, dopo che appenderà le scarpe al chiodo dovrebbe far parte della società peloritana. E ancora una volta vorrei ricordare che lo Monaco in estate ha anche confessato che vorrebbe Giorgio Corona un altro anno in campo, oltre questo anche il prossimo, e sì che potrebbe arrivare come carriera alla soglia di 41 anni e magari fare ancora gol.
spazio giallorosso, il prepartita di Juve Stabia Messina. Spazio giallorosso! L'esperto della Juve Stabia. E l'esperto della squadra campana è nuovamente Mauro De Riso di Stabia Channel. Ben ritrovato con noi, abbiamo parlato di Giorgio Corona, aggiungiamo qualcosina. La partita di stasera senz'altro è un match importantissimo per le Vespe di Castellammare, altrettanto per il Messina, che vorrà sicuramente confermare il trend positivo dopo la vittoria roboante in casa con Lecce, ma soprattutto per la Juve Stabia, che addirittura stasera può nutrire ambizioni di primato in classifica a sorpresa, potremmo dire, dopo le tribolate vicende estive relative al ripescaggio che poi non si è materializzato. In ogni caso, la Juve Stabia è una squadra che finora ha dimostrato di essere capace di soffrire e di cambiare volto a partita in corso, e Pancaro, come ha già detto anche ieri in conferenza, non intende minimamente sottovalutare l'impegno di stasera, affermando che il Messina è una squadra davvero ostica e che sarà un match durissimo ed anche particolarmente difficile da preparare in partenza, dato che innanzitutto il Messina in trasferta ha un rendimento notevole e soprattutto ha subito pochissimi gol, e poi di recente ha anche cambiato modulo, e il cambio di modulo ha portato ad una vittoria importantissima come quella di sabato scorso contro il Lecce. Noi abbiamo intervistato il direttore generale, che sentiremo più avanti. Fa un po' scalpore la Juve Stabia quest'anno che non lotti per il vertice, magari potrebbe essere un escamotage, ovviamente ci sono squadre che hanno speso molto di più, però una squadra e una società che aveva chiesto il ripescaggio magari poteva tentare di vincere e riottenere la Serie B attraverso il campo. Sì, la Juve Stabia però ha avuto grossi problemi sul fronte mercato, dal momento che ha atteso l'esito del ripescaggio fino alla fine per muoversi sul mercato, ma l'esito è arrivato praticamente in prossimità del 31 agosto, data di conclusione del calciomercato estivo, e quindi non è riuscita a completare l'organico come avrebbe potuto fare qualora non fossero subentrate queste problematiche. Di conseguenza la rosa è piuttosto corta, però Pancaro sta trovando grandi risposte soprattutto nei più giovani. Tra gli altri, tra i più giovani, c'è anche una vecchia conoscenza del Messina, Maurizio Vella, il quale praticamente col suo gol a Casetta, nel derby contro la Casettana, ha fatto cambiare rotta alla Juve Stabia. È stato un po' il gol della svolta. Complimenti della perché avete fatto un ottimo acquisto. L'anno scorso seguivo il Città di Messina e al ragazzo nell'ultima partita play-out ho augurato la Serie C, ero straconvinto che sarebbe arrivato nella terza serie, e magari se hai modo salutacelo e salutamelo. Antonino sicuramente si ricorderà, e più delle volte ho avuto modo di parlare al di là della partita, anche di intervistarlo. È un acquisto che forse qui a Messina non hanno visto e se lo sono fatti scappare, perché veramente sguscia, è un ragazzo che dà l'anima. Sì, potremmo dire che forse è quello tra tutti gli elementi della rosa della Juve Stabia più in grado di creare la superiorità numerica in campo, perché è il migliore di tutti a saltare l'uomo, e soprattutto è anche eclettico, cioè è capace di giocare sia come seconda punta, sia come esterno d'attacco, sia anche come esterno di un centrocampo in un modulo molto offensivo, quello di Pancaro. Sì. Questo in casa propone il 4-2-4, ossia con Bella e l'altro esterno, giovanissimo Gammone, sulle fasce a centrocampo, e la coppia d'attacco di Carmine e Ripa, che è una coppia d'attacco di assoluto valore per la categoria. Che poi da lontano, cioè, ha un bel tiro, ne sa qualcosa la squadra di Torre Annunziata in un Città di Messina, Savoia 3-3, 2 Eurogol, veramente. Sicuramente avete visto anche le immagini di Vella. Certo, senz'altro, certo, ma anche Casetta ha segnato un Eurogol praticamente un minuto dopo il suo ingresso in campo sullo 0-0 in un derby casertano di Guastabia, terza giornata di questo campionato. Ha ricevuto palla al limite dell'area e praticamente ha scaraventato un bolide sul secondo palo che ha portato la Juve Stabia a vincere una partita molto prestigiosa contro una delle candidate più serie alla promozione in Serie B. Che Juve Stabia vedremo? Magari puoi anticiparci qualcosina, la formazione, secondo te chi sarà l'11 in campo? Allora, l'11 in campo con Pancaro fino al centrocampo è pressoché scontato, nel senso che alcuni degli elementi vengono riproposti con una certa frequenza, appunto perché la rosa della Juve Stabia non è particolarmente ampia, per cui in alcuni ruoli Pancaro e gli uomini contati. In porta vedremo Pisseri, un portiere che finora non ha convinto del tutto, ma che è arrivato a Castellammare con grandi credenziali.
portiere molto giovane. Sugli esterni di difesa giocheranno al 99% Cancellotti e Contessa. Contessa autore del gol che contro il Martina Franca praticamente ha portato la Juve Stabia a pareggiare al 93esimo. Una partita molto difficile. Mentre al centro giocheranno Romeo e Migliorini. Migliorini è una grande promessa del calcio italiano che purtroppo negli anni scorsi ha subito qualche grave infortunio ed ora è stato costretto a ripartire dalla Serie C. Dunque, in mediana dovrebbero giocare Gidai e la Camera. Sì. E l'unico dubbio riguarda l'assetto dell'attacco, ossia se giocherà col 4-2-4 giocherà Novella e Gammone sugli esterni con Di Carmine e Ripa di punta, altrimenti giocherà un centrocampista in più che potrebbe essere Casetta o Bombaggi e il solo Di Carmine di punta con Bella e Gammone esterni offensivi. Ok Mauro, ti ringrazio per il tuo prezioso contributo. Grande festa, si inizierà questa sera sicuramente molto prima delle 20 per accogliere al meglio l'ex Giorgio Corona. Una maglia e una targa i tifosi hanno per lui. Gli hanno promesso, sì, sarà una festa bellissima nel pre-partita, per cui praticamente invito qualsiasi tifoso a sintonizzarsi sulla partita ben prima del fischio d'inizio, perché almeno nei 20 minuti precedenti all'inizio della partita sarà celebrato il grande campione e soprattutto il grande professionista e uomo che è Giorgio Corona. Mauro, a Castellammare cantava Giorgio i cori degli Ultra? Beh, cantava, non ricordo con precisione se cantava, ma sicuramente era sempre in contatto con i tifosi. Lo si vedeva camminare per le strade di Castellammare di continuo e ridere e scherzare con tutti i tifosi e avere confronti continui con la tifoseria e con tutti. Aveva 37 anni quando stava a Castellammare, ma in realtà sembrava un ragazzino alle prime armi, potremmo dire. Il suo entusiasmo e la sua carica emotiva sono stati la chiave della promozione clamorosa della Juve Stabia in B nel 2011. Te lo facciamo sentire noi, Giorgio, come è bravo anche nel lato canoro. Eccolo qua. Mi fiai che era via tua domenica mattina e te c'ha nuove sfida, cominciai a cantare. Arrivato in Tacuba, da sera a me compare, cominciai a cantare la squadra tua e cori, è una squadra troppo bella che noi ci fa impazzire, noi siamo vestiti e non ti lasciamo più. Questo è il coro più amato dai tifosi peloritani, il più cantato, Mauro. Meraviglioso. Questo è il nostro Giorgio. Eccezionale. Ecco. Magari sarà vostro prima della partita, poi ovviamente sarà solo per il Messina. Di solito, sai, i calciatori che hanno indossato la maglia avversaria nel campo di casa non riescono mai a segnare. Per esempio Igor Protti nel Livorno ci faceva diversi gol, arrivava a Messina non riusciva mai a far gol. Chissà, magari forse neanche Giorgio quest'oggi riuscirà a segnare. Beh, Pancaro ieri in conferenza ha anche detto che ha pronta una difesa particolare per tenere a bada Giorgio Corona, il quale sicuramente avrà voglia di mettersi in luce davanti ai suoi vecchi tifosi e magari cercare anche di farci un dispetto, anche se un dispetto da Giorgio sarebbe ben più gradito rispetto a qualsiasi altro gol, a qualsiasi risultato negativo derivante da altri fattori, per cui di conseguenza Giorgio Corona nel corso dei 90 minuti sarà l'avversario più gradito e più temuto nello stesso tempo. Grazie, ci risentiamo nella gara di ritorno qui a Messina al San Filippo. Abbiamo avuto così in collegamento Mauro De Riso di Stabia Channel, un sito ricco e soprattutto non solo parla di calcio, oltre che della Juve Stabia del Napoli, anche dei problemi purtroppo che sono uguali a quelli di ogni città del profondo sud, Mauro. Sì, purtroppo la cronaca è all'ordine del giorno sul nostro sito. E cerchiamo perlomeno di lasciare un po' di spazio allo sport per creare almeno uno svago per tutti i nostri lettori e per tutti quelli che praticamente accedono al nostro portale. Ok, grazie, buona fortuna alla città di Castellammare di Stabia, non ti dico in bocca al lupo per la tua squadra perché guardo il lato mio di questa città che ovviamente è tifosa della squadra e dei propri colori, quelli peloritani. Va bene, magari per la prossima speriamo tra qualche anno pure di trovarci insieme in qualche categoria un po' superiore, non voglio dire la Serie A ma quantomeno la B che entrambi abbiamo calcato nei recenti anni. Ok, ciao, alla prossima, ciao ciao. Ciao a te Antonino e grazie a tutti. Spazio giallorosso, il prepartita di Juve Stabia Messina.
Beh, abbiamo sforato anche con i tempi. Tra poco la seconda parte di Spazio Giallorosso, ancora ricca, diversi contributi, e poi abbiamo due collegamenti live con Salvatore Pernice e Fabrizio Bertè. Spazio Giallorosso. Spazio Giallorosso. Il prepartita dell'ACR Messina. Alle 20 al Menti, facciamo anche rima, gioco di parole, la partita in campagna dell'ACR Messina, seconda parte di Spazio Giallorosso. Abbiamo già sentito diversi contributi, in primo piano Giorgio Corona, sia per quanto riguarda lato Messina ma anche nel suo passato con le Vespe giallo-blu. Poi abbiamo sentito in collegamento telefonico Mauro De Riso direttamente da Castellammare di Stabia. Abbiamo altri contributi e partiamo con il prossimo. Spazio giallorosso. ACR Messina. Vincenzo Pepe. L'intervista di Salvatore Pernice. Vincenzo, partiamo da quell'abbraccio di Grassadonia. Insomma, Grassadonia non è il tipo che scatta dalla panchina, è dovuto proprio a alla bellezza del gol, al fatto che comunque quello è il gol della sicurezza. Secondo me è più alla seconda, perché comunque era una partita delicata, venivamo da un periodo che tutti conosciamo, quindi mi ha fatto piacere condividerlo con tutto il gruppo e la panchina. Quindi sono stato molto contento di questo gesto. E poi le parole di apprezzamento, insomma, di questa tua prova. Di solito, ripeto, Grassadonia difficilmente si sbilancia sul singolo. È un'operazione importante a parte del tecnico per recuperarti anche mentalmente, insomma, un gol ti cambia la vita o no? No, non mi cambia la vita e neanche mi devo recuperare mentalmente. Stavo bene sia prima del match che dopo, no? Quindi non dovevo recuperare proprio nessuno mentalmente. Però certo, fa comunque piacere, il mister mi conosce da molto tempo, sa cosa posso dare e fa piacere, ripeto, queste sue parole. Sì, comunque in questa categoria, soprattutto in questo girone, non c'è nessuna partita scontata, tutti possono perdere con tutti. Sì, Grassadonia dopo, prima della partita con Lecce, ci ha confessato, ci ha svelato un piccolo retroscena, lui dopo la sconfitta con la Casertana ha un po' riflettuto, è stato il momento della decisione e ha deciso di continuare con questa squadra. Ecco, voi avete avvertito che dovevate tanto non solo ai tifosi ma al tecnico. Sì, ma comunque eravamo comunque alla sesta giornata, quindi molti ragazzi giovani, tanti nuovi, quindi ci vuole anche un attimino di tempo per amalgamarci per bene. Giusto che il mister faccia le sue considerazioni, però come ha detto lei dobbiamo tanto a lui, ai tifosi che ci hanno sempre incoraggiato e alla società. Se non metti in campo la rabbia, la grinta e lo spirito di sacrificio non vai da nessuna parte. Poi ovvio, se riesci a fare tatticamente, tecnicamente il valore aggiunto, ben venga, però comunque in questa categoria ci vuole tanto spirito di sacrificio, tanta grinta e col cuore riesci a battere tutto. Vincenzo Pepe dall'intervista di Salvatore Pernice, a breve in collegamento telefonico con noi. Andiamo direttamente adesso a Castellammare per sentire l'ex calciatore del Milan, nonché allenatore della squadra gialloblu, Giuseppe Pancaro. La mia squadra, la mia città, Messina. Spazio giallorosso. L'intervista. Juve Stabia. Andiamo ad affrontare una partita sicuramente difficile, come tutte le partite di questo campionato, non mi stancherò mai di dirlo, questo è un campionato molto equilibrato, un campionato difficile e quindi bisogna avere grandissimo rispetto di tutte le avversarie e grande rispetto di una squadra che, se è vero che in casa ha avuto qualche difficoltà, è anche vero che è andata a vincere a Reggio Calabria, ha vinto con il Lecce. Quindi è una squadra alla quale dobbiamo dare grandissimo rispetto. Detto questo, come al solito, siamo in casa davanti ai nostri tifosi e ci teniamo a fare assolutamente una grandissima prestazione. Appunto, il Messina in casa ha subito 13 reti, mentre in trasferta ne ha subite soltanto 2. Si aspetta questo tipo di atteggiamento, un atteggiamento molto difensivo anche al Menti? Ma non lo so, perché nell'ultima partita hanno cambiato anche qualcosa, sicuramente come dicevo prima mi aspetto una partita molto difficile, una partita dove i numeri dicono che affrontiamo una squadra che in casa ha subito poco, contro una squadra, ripeto, che è andata a vincere a Reggio Calabria, che l'ultima ha vinto in casa con Lecce, quindi assolutamente grandissimo rispetto per questo Messina.
però anche grande consapevolezza dei nostri mezzi. I ragazzi hanno lavorato benissimo questa settimana, sono pronti a fare una grande prestazione. Juve Stabia finora ha dimostrato di saper soffrire e di saper anche cambiare modulo, di essere una squadra eclettica. Adesso c'è una doppia in casa, la Juve Stabia a meno uno dalla vetta. Dove vuole arrivare questa Juve Stabia al termine di queste due partite? Ma noi vogliamo solamente fare domani una grande prestazione, senza guardare più in là di domani. Siamo tutti molto concentrati su questa partita, ci teniamo appunto davanti nel nostro stadio, davanti alla nostra gente, a fare una grande prestazione, un'altra, un'ennesima grande prestazione. Che accoglienza farà trovare al Messina di Corona tatticamente parlando? Ma allora, che i tifosi accolgano Corona in modo piacevole, questa è sicuramente una cosa giusta, perché se i nostri tifosi apprezzano tanto sia il giocatore sia l'uomo, vuol dire che Corona ha fatto qualcosa di importante a Castellammare, e quindi è giusto riservargli un'accoglienza, l'accoglienza che merita. Noi gli riserveremo l'accoglienza che merita un giocatore importante, un attaccante importante che ha già fatto due gol questo campionato, quindi dovremo stare molto attenti al giocatore. Mister, come ci hanno ricordato i colleghi di Radio Messina Sud, il suo ultimo gol in campionato, in carriera, è stato 10 anni fa proprio contro il Messina, il Milan-Messina 1-2, che ha visto clamorosamente prevalere i siculi a San Siro. Ha ripensato a quel match in questi giorni e magari si immagina un risultato diverso rispetto ad allora? No, onestamente adesso me lo ricordi tu, non ricordavo, perché sono passati talmente tanti anni e in questo momento, ripeto, io e i miei ragazzi siamo assolutamente concentrati su questa partita, perché siamo consapevoli che anche domani ci saranno delle difficoltà da superare, quindi bisogna essere pronti sia fisicamente ma soprattutto di testa per poterle superare. L'intervista personalizzata per noi di Radio Messina Sud da Mauro De Risa, che è stato in collegamento telefonico anche con noi oggi direttamente dal sito web Stabia Channel. Dunque, abbiamo ricordato il gol che ha realizzato con la maglia del Milan in quel famosissimo Milan Messina 1-2. Spazio giallorosso, il prepartita di Juve Stabia Messina. Spazio giallorosso. Pianeta Messina, passione giallorossa in un click. Nella rete di pianetamessina.com. E sei dei nostri. Entriamo nella rete di Pianeta Messina. Salvatore Pernici. Per l'appunto con lui. Ciao, benvenuto ancora una volta. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Parliamo di Filippi oppure di Benvenga, un sito ovviamente sempre ricchissimo, e c'è anche la clip della formazione giallorossa, la partita del cuore, l'avete chiamata così, la clip dove i calciatori sono stati a visitare chi è sfortunato rispetto a noi. Quelle sono le iniziative che meritano sempre di essere seguite con attenzione, con la giusta delicatezza. È ovvio che il Messina non è nuovo, diciamo, a queste iniziative, già lo scorso anno ne fece un'altra simile sempre al Policlinico, quindi abbiamo voluto dare lo spazio giusto con un servizio video un po' particolare. Ecco, questo va riconosciuto alla società, che sa muoversi fuori anche da ambiti strettamente calcistici, e sono cose che un po' poi fanno la differenza. Certo, non a caso a tutto tondo Pianeta Messina a fianco della CR Messina. Ecco. Beh, speriamo. Senti, io ho ascoltato buona parte di tutti gli interventi, quindi direi che non c'è molto da aggiungere. E intanto su Giorgio Corona, insomma, cosa vuoi dire di questo calciatore, di questa persona, soprattutto di questo grande uomo, e se lui ha lasciato l'impronta in tutte le piazze dove ha giocato, significa tanto. Per quanto concerne l'aspetto tecnico e tattico di questa partita, io oserei dire che a questo punto può succedere di tutto stasera al Menti. E direi che mi hanno colpito particolarmente le dichiarazioni di Grassadone alla vigilia di questa trasferta, dove lui vuol tenere alto ovviamente la concentrazione da parte della squadra, e c'è una frase sintomatica: dovremo giocare da squadra che deve salvarsi, da provinciale. Ecco, forse lui sa che in questo momento ha bisogno di un Messina umile, di un Messina operaio, che poi è quello che diciamo, questa dote ha permesso alla formazione prioritana di compiere questo piccolo grande miracolo
sabato scorso contro il Lecce, e direi che l'aspetto del sacrificio e della rabbia agonistica è da considerare ovviamente e da prendere in grande considerazione. Però non limiterei proprio la vittoria contro il Lecce soltanto a questo aspetto, ma c'è stata appunto qualche novità dal punto di vista tattico, una squadra un po' più guardinga dietro, magari non bella a vedersi, ecco, non lo ha detto anche lui, non è che lo faccia impazzire questo modulo, però francamente poi alla distanza sono i risultati che fanno la differenza, soprattutto la classifica, e Grassadone si è reso conto che in questo momento della stagione il Messina che gli dà più garanzie è un Messina con la difesa a 4 e con un centrocampo un po' più imbottito. Ok, Salvatore, se vuoi aggiungere altro, siamo qui anche per te e Pianeta Messina. No, guarda, chiudiamo soltanto con l'appuntamento rituale con i nostri lettori, ovviamente, oltre che con i radioascoltatori che seguono settimanalmente tutte le iniziative di Radio Messina Sud. L'appuntamento è stasera, dalla fine della partita, con ovviamente tutti i resoconti anche fotografici. Speriamo di poter raccontare attraverso le immagini una bella serata al Menti, al di là proprio della festa che sarà riservata prima della gara a Corona. Speriamo che poi ce ne sia un'altra di festa alla fine della partita. Ok, grazie, okay, grazie. Ci risentiamo alla prossima. Buon un saluto a tutti. Ciao, grazie. Pianeta Messina, passione giallorossa, in un click. www.pianetamessina.com e sei dei nostri. Pianeta Messina ha riportato l'intervista che noi abbiamo realizzato ieri con Filippi Clemente, lui il direttore generale della Juve Stabia. Ovviamente abbiamo fatto avere il file prima per poter poi improntare l'intervista e prendere il succo. Noi abbiamo 8 minuti, li sentiamo tutti. L'intervista Juve Stabia. Grande attesa a Castellammare, non tanto per il Messina ma per colui che ha fatto gioire i tifosi gialloblu, Giorgio Corona. Sì, diciamo che sarà una gara particolare per il ritorno di Giorgio, ma sicuramente una gara anche importante perché arriva in un momento della stagione che, sebbene all'inizio comunque una parte importante della stagione, ci sarà l'emozione da parte di tutti noi, tifosi e dirigenti, il ritorno a Castellammare di colui che ha contribuito in maniera importante a far sì che la Juve Stabia tornasse in Serie B quel famoso 19 giugno del 2011. E adesso siamo al presente, una Juve Stabia in gran forma e che sicuramente sino alla fine si giocherà la promozione con Salernitana, no, Benevento e il Lecce, anche se l'abbiamo visto un po' in difficoltà in queste partite iniziali. No, la Juve Stabia, l'obiettivo di Juve Stabia sicuramente non è quello della promozione, il nostro obiettivo è quello di giocare partita per partita e dopo la retrocessione dell'anno della passata stagione è quello di consolidare la società e cercare di gettare le basi per dare continuità al calcio a Castellammare. Siamo consapevoli che ci sono molte formazioni che hanno investito molto più della Juve Stabia e quindi a loro va il ruolo di favorite per la vittoria finale. La Juve Stabia invece sta lì, in questo momento si gode ovviamente il buon piazzamento in classifica, anche se siamo appena alla settima giornata, quindi è tutto abbastanza relativo. Noi abbiamo la consapevolezza di aver fatto un gruppo di giovani e meno giovani che hanno voglia di far bene, sicuramente vogliono di dare dignità al pubblico sabiese che nella passata stagione è stato mortificato da una retrocessione in Serie C, ma non per la retrocessione in se stessa, ma per il modo in cui è arrivata, con per aver totalizzato solo 19 punti in campionato. È stata un'estate caldissima, la Juve Stabia voleva, come tante altre società, la Serie B. Si può parlare di ridimensionamento, visto che poi alla fine non cercherete di vincere il campionato direttamente dal campo, o forse perché come il Messina avete valutato che ci sono squadre che hanno speso parecchio come Lecce e Salernitana su tutti? No, diciamo più che Lecce e Salernitana, Benevento, ci sono tante squadre che hanno speso più, diciamo hanno speso e investito per vincere giustamente
per vincere il campionato. Noi non c'è stato ridimensionamento, nel senso che già a maggio, alla luce della retrocessione matematica in serie C in Liga Pro, era stato chiaro il programma della società, che era quello di voler allestire, patrimonializzare, quindi prendere calciatori di proprietà, e questo è stato fatto. Qui sui tanti calciatori che abbiamo visto, sui 25 calciatori rosa, solo 4 sono in prestito da altre società, altri sono di proprietà della Riverside, quindi non c'è nessun tipo di ridimensionamento. Quello del ripescaggio comunque era una richiesta, diciamo, legittima, che magari c'è stato, tra virgolette, il termine, passato il termine, siamo stati scippati da questo mancato ripescaggio, è acqua passata. Ci concentriamo sul presente, non pensiamo più al passato, e pensiamo il nostro futuro sarà una somma di piccoli presenti, no? Per rendere l'idea. Quindi vi vedremo alla giornata per cercare, l'ho detto, di non farci trovare impreparati a qualsiasi evento. Cosa pensa del Messina, una formazione che è rinata sul 3-1 di sabato con il Lecce, ma ancora prima in 3 partite aveva subito la bellezza di 11 gol, tra cui 10 in casa? Ha fatto scalpore soprattutto con le sconfitte casalinghe, anche perché io reputo il Messina una buona squadra, che sicuramente non parte per vincere il campionato di Italia, perché, come l'ho detto prima, ci sono formazioni che hanno investito tanto, però è una squadra che viene da due promozioni consecutive, guidata da un ottimo allenatore che conosco personalmente, che è stato un calciatore della Juve Stabia in passato. C'è l'omologo che comunque fa calcio da una vita e quindi sa il fatto suo. Ferrigno uguale, un giovane direttore sportivo di successo. Penso che il Messina possa non meriti la posizione in cui sta, perché penso possa finire il campionato in una posizione migliore. È una squadra comunque che ha avuto delle difficoltà, soprattutto nelle due partite casalinghe dove ha subito i 10 gol, però ha dimostrato una grande forza, quella di poter reagire alle difficoltà nella gara di domenica scorsa, perché contro il Lecce, che è una delle favorite, di montare dopo essere passati in svantaggio, quindi con un clima sicuramente che era pesante, suppongo, anche nella mente dei calciatori, quindi penso sia stato fatto un vero e proprio, una dimostrazione di forza da parte di questa squadra, che comunque penso che alla fine potrà occupare la parte sinistra del campionato sicuramente a fine stagione. Come vi state organizzando, se ci può anticipare qualcosina, per accogliere al meglio Giorgio Corona? Guardi, Giorgio per molti di noi è un fratello, per qualcuno più anziano di me può essere un figlio, quindi è uno di famiglia, quindi alla fine penso che la tifoseria tutta è anche rimasta molto colpita e molto, diciamo, come si vuol dire, affezionata oltre al calciatore, alla persona, perché oltre ad essere un grande calciatore, Giorgio è una grandissima persona, con dei sentimenti puri, diciamo, davvero, che in questo calcio tendono purtroppo a scomparire, e noi cercheremo di farlo sentire nuovamente a casa sua. Sicuramente il pubblico gli tributerà un applauso e qualcos'altro, perché dal 19 giugno del 2011 non abbiamo più avuto modo di né avuto il piacere di incontrarlo come avversario, e quindi cercheremo di fargli ricordare i tempi passati. Poi durante la gara sarà, come tutti, tra virgolette, un avversario che avrà il rispetto solito, come noi rispettiamo tutti, però rimarrà pur sempre un avversario dove cercheremo comunque di, tra virgolette, rovinargli la festa. Vuole fare un saluto prima di vederlo in campo al Menti? Giorgio è, l'ho detto, qualche volta è capitato di scambiarci qualche sms, qualche whatsapp, qualche telefonata in passato, quindi ci lega un rapporto di stima, penso, reciproca. Io sono nativo di Castellammare, tifoso della Juve Stabia, e quindi come in questo momento mi sento tifoso della Juve Stabia, quindi il sentimento che mi tiene legato a Giorgio è quello misto di tifoso e dirigente, quindi alla fine è il massimo, perché i tifosi sognano di poter scambiare qualche chiacchiera con i propri beniamini e gioiscono per le geste dei propri beniamini. Io ho fatto il tifoso che ho gioito, e ho fatto anche il dirigente, che ho avuto rapporti personali con Giorgio, lo saluto affettuosamente, so
perché comunque è destinato a diventare un'icona sia del calcio sabbiese che anche di tutte le piazze dove ha giocato, perché penso che anche a Messina abbia dimostrato i suoi valori umani, e gli dico che lo abbraccerò con affetto e con sincera stima sabato sera. E allora Filippi Clemente, direttore generale della Juve Stabia, Giorgio è come un fratello e per i più grandetti come un figlio, e il Messina lo valuta una formazione ottima, buona. Speriamo che sia veramente così. Adesso ci colleghiamo con Fabrizio Bertè. La mia squadra, la mia città, Messina. In collegamento telefonico Fabrizio Bertè. Terzo e ultimo collegamento live, abbiamo pochissimo tempo. Fabrizio, ovviamente parliamo con maggiore dettaglio dell'ACR Messina, formazione e quant'altro. Intanto, benvenuto ancora una volta. Grazie mille Antonino, ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Messina Sud. Facciamo così Fabrizio, ho l'ultimo contributo. Ascoltiamo questi calciatori del Messina, ci pensa direttamente Doriana a presentarvi e poi ci ritroviamo nuovamente qui. Alex, benvenga. Dobbiamo metterci alle spalle questo periodo nero che abbiamo avuto e continuare dalla prestazione che abbiamo fatto contro il Lecce. L'avversario. Sarà una partita difficile, comunque tutte le partite da qui alla fine saranno difficili, non è la Juve Stabia, non è la Salernitana, dobbiamo affrontarle come l'abbiamo affrontata con il Lecce, poi avranno paura un po' tutte di noi se le affrontiamo così. Vlad Marin, una breve disamina della vittoria di svolta. Secondo me non possiamo parlare, possiamo dare seguito al nostro lavoro di questa partita e speriamo che ecco, la vittoria ci porti un po' più di morale rispetto alle settimane scorse, insomma ci porti avanti a fare un percorso e ecco, portare positività anche nelle prossime partite. Io penso che sia stato anche un problema mentale, però nell'ultima settimana del Lecce ci siamo ricompattati come squadra e ci siamo allenati molto bene in settimana e abbiamo dimostrato che possiamo dare del filo da torcere a tutte a partire dal Lecce. Del prossimo avversario del campionato. Ma questo qui, da quanto ho visto, è un campionato molto difficile.